Eccoci qua, comincia questa nuova avventura. Partiamo da Pietralunga per andare a Polci con la mountain bike elettrica. Come vedete qua c'è Pietralonga o Pietralunga. Giornata ventosa, tempo incerto, potrebbe piovere. Bene, andiamo a scoprire questo famoso santuario dell'Aspromonte. Siamo pronti? Dai, dai, speriamo di sopravvivere. Vai che si va! Dai, adesso metti assistenza, due, marcia bassa, tipo una terza. No. Perché si sarà un po' riscaldato. Siamo nella strada per Polci. Una salita con pietre e roccette. Mancano ancora 5 km. Guarda che carino questo passaggio, aspetta. Ecco qua il mio compare. Aspetta, fermati. Guardate che ponticello. Mi sarebbe piaciuto farlo in bici sto ponte. Poi dai, tutto sommato pesante, ma con le bike direi affrontabile, Enzo, cosa dici? Affrontabile, sì, ma rispetto a Pietra K com'è qui? Ancora non è finito. Sì, infatti ci mancano 4 km che saranno sicuramente peggiori. Va bene, andiamo avanti e che Dio ci protegga, la Madonnina di Polci ci protegga. Guarda che bello, guardate che cornici, i monti. Meglio che beviamo un po', sai? Perché adesso ci sarà un punto. Ma secondo me siamo saliti parecchio. Via che si va a soffrire. Ti manca poco, dai Polci, 2,5 km, sì, ma che 2,5 km però. Enzo, 1 km, dai! Secondo me è fatta, perché penso che sia laggiù. Arrivati. Quasi, quasi. Vedi qua, guarda che si vede il mare qua. Capre di montagna, un uomo di Bologna questo. È un incontro insolito. Date sti capre, tra i battufoli e là si intravede lontano Polci, ormai a 500 metri.
mare. Vai, speriamo che adesso stia dritta sta telecamera. Traversata del torrente, c'è qua. Ci saremo vivo. Vai, ci manca solo questo pezzettino finale, ci siamo. Piovigina! Ah, però ce n'è, eh? Ce la facciamo? E dai, stando a destra si può. Siamo qua. Quanto tempo, Enzo? Un'ora e dieci, dai. Eccoci qua, polsi. Bello. Guarda, circondati dalle montagne, che retro, che c'è questa rappresentazione del toro che trova la croce. Molto bello, molto ben tenuto. Le strade un po' meno, ma è il suo bello, no?